Thank you.
avanti! Secondo l'ordine previsto. Saluto la fanfara del Viave che questa mattina ci ha accompagnati per l'alza bandiera e anche per le fasi successive. In particolare avete sentito che oggi è una giornata di festa, in particolare per gli alpini. Per questo motivo è presente a questo alza bandiera anche
l'assessore Carpenedo in rappresentanza del comune di Musile, dove dopo questa cerimonia si sposterà proprio il corteo degli Alpini. Vi saluto in particolare perché sembra quasi che questo, essendo un anno dedicato in particolare ai bersaglieri, ci si stia dimenticando delle altre associazioni combattentistiche d'arma. Non è così, anche perché i bersaglieri sanno che loro hanno il compito di scandire il passo, ma hanno bisogno che dietro di loro ci sia il resto della città che li segue. In particolare oggi, per la festa degli Alpini, saluto anche la rappresentanza di Alto Ceccato, con cui c'è questa vicinanza e questa sorta di gemellaggio che da anni li vede assieme alla nostra sezione. Quindi direi di fare intanto gli auguri a loro con un applauso, ringraziandoli per la presenza e per tutto quello che fanno in questi anni. Sappiamo anche che c'è stato un avvicendamento nella sezione, per cui un augurio di buon lavoro al nuovo presidente e un ringraziamento per chi ha portato avanti il testimone sino a questo momento. Chiedendo anche ufficialmente un impegno, visto che la sezione da anni lavora per sistemare i percorsi nei territori di guerra del Carso, di poter proporre alla città un momento, una gita, un sopralluogo in quei luoghi dove tanto hanno lavorato, perché possa essere ulteriore motivo di riflessione sul centenario della Grande Guerra. Il secondo motivo importante per questa giornata riguarda lo striscione che è di fronte a me, caserma Tombolanfava, perché di fatto 50 anni fa veniva aperta e cominciava ad accogliere i primi soldati, sottufficiali, ufficiali, che in buona parte, soprattutto per quanto riguarda sottufficiali e ufficiali, hanno poi scelto San Donà come luogo di vita. Circa un centinaio sono le persone in questi 50 anni, sino a quando è stata in esercizio la base militare, che si sono fermati qui dopo aver servito l'esercito e quindi il nostro paese nel nostro luogo. Sto parlando di persone arrivate da molte parti d'Italia e che poi qui hanno piantato radici, hanno acquistato la propria casa, alcuni hanno fatto famiglia, hanno avuto figli e quindi ormai sono tra noi e hanno contribuito ad arricchire da diversi punti di vista, quello sociale, anche quello economico. Mi viene in mente che la pizzeria Ciccio deve molto del proprio successo, proprio anche alla presenza di questi militari che vedevamo a frotte nei giorni di sabato o di domenica, a piedi, dalla caserma, arrivare fino in centro e poi con un occhio all'orologio per tornare indietro prima della chiusura. Dicevo, molti di loro ormai sono parte della comunità e il progresso di questa città quindi è anche avvenuto grazie al loro apporto di competenze, di conoscenze e anche di qualità umane che li caratterizzano. Ho avuto una nota preparata da alcuni di voi che mi chiedevano, tra le altre cose giustamente, di ricordare quelli che non ci sono più, quelli che nel frattempo, dalla fine del servizio ad oggi, hanno lasciato questo mondo, e di ricordare anche quelli che in questo momento sono in condizioni di particolare sofferenza o difficoltà. Ecco, credo che qualche momento di silenzio a loro ricordo meriti di essere dedicato. Ecco, a nome della città, dell'amministrazione che è alle mie spalle, delle forze dell'ordine, delle autorità civili che sono qui presenti, un grande ringraziamento a tutti voi perché possiate sempre sentirvi più parte di questa città che state contribuendo a far crescere. Quindi grazie di cuore per questo motivo, un applauso anche a voi.
Volevo chiudere con un aggiornamento, perché Tombolan Fava in questi giorni, in queste settimane, è oggetto di un'attenzione particolare da parte dell'amministrazione. E allora, sinteticamente, volevo ricordare quello che è successo in questi anni. Nell'estate del 2015 il prefetto di Venezia fa una telefonata al sindaco di San Donà chiedendo di poterlo accompagnare in un sopralluogo presso la caserma. Chi di voi ci è andato recentemente credo abbia fatto fatica a trattenere l'emozione, non solo per ricordare i tempi andati, ma anche per constatare lo stato di degrado in cui questi anni la caserma è versato. Sarebbe bastato avere un piccolo presidio di poche persone e quello che era un capitale anche in termini di valore sicuramente sarebbe stato preservato. E invece da quando è stata chiusa, quindi sono poco più di una quindicina d'anni, di fatto la natura si è riappropriata degli spazi e quindi non è proprio in condizione di poter essere utilizzata in questo momento. Allora il prefetto chiama il sindaco di San Donà e gli chiede di poter fare un sopralluogo. Quando stavano arrivando i primi gruppi di migranti raccolti durante l'operazione Mare Nostrum, partiti dalle coste dell'Africa settentrionale per venire in Italia. C'era cioè la prospettiva concreta che Tombolan Fava diventasse come oggi è la caserma di Cona. Per una serie di motivi questa ipotesi non si è concretizzata, ma soprattutto per il fatto che subito dopo la visita del prefetto il comune di San Donà ha chiesto al demanio di poter disporre di quello spazio. Sto parlando di circa 8 ettari di terreno con una quindicina di edifici messi in condizioni anche buone dal punto di vista strutturale, anche se in questi anni tutto quello che ha un valore, dai rami, dai fili di rame dell'impianto elettrico alla cucina eccetera, è stato depredato. Il demanio ha concesso al comune di San Donà di disporre di questo spazio in virtù di una legge che si chiama del federalismo demaniale, per cui oggi il comune di San Donà è proprietario di quella caserma e quindi chiunque volesse disporne prima deve chiedere il permesso al comune, cosa che prima non era necessaria visto che la caserma apparteneva direttamente allo Stato. E questo è un primo obiettivo importante, che vuol dire non essere contro l'accoglienza, ma essere contro alcune forme di accoglienza, come appunto quella che sta avvenendo in un'altra parte della città metropolitana di Venezia. Da qui la legge del federalismo demaniale prevede che entro 3 anni deve partire una valorizzazione di quello spazio e se questo non avviene la caserma torna allo Stato. Per questo motivo si è animato un percorso che ha coinvolto diversi soggetti locali e che avrà la prossima tappa lunedì 19 febbraio, richiamando gli stessi soggetti ma anche tutti gli altri che possono essere interessati a degli spazi, a dei luoghi dove poter fare impresa oppure porre la sede della propria associazione oppure occuparsi di un'attività di ristorazione o di accoglienza, visto che tra le persone che hanno chiesto uno spazio c'è anche un ostello. Chiaramente è una posizione particolare, molto ben servita per chi arriva dall'autostrada, vicino alle coste, vicino alle città d'arte. La linea degli autobus, almeno ogni ora ha un passaggio proprio in quella caserma, quindi è una posizione sicuramente felice. E adesso si tratta di animare il mercato perché ci possano essere dei soggetti capaci anche di investire e al tempo stesso vi possano essere degli spazi di cui San Donà ha fame. Ogni giorno quasi riceviamo richieste per sedi di associazioni, per fare musica, per fare arte, per fare tante attività di cui per fortuna la nostra città è ricca. Ecco, volevo dirvi e aggiornarvi su questo, perché stiamo dando una rilevanza anche nazionale a questo momento, perché magari ci possono essere degli investitori in altre parti d'Italia che non conosciamo, ma che possono essere sicuramente interessati ad avere uno spazio e anche a creare ricchezza all'interno di questa struttura. Quindi l'auspicio è che alla fine di questo percorso si possa tornare in quei luoghi curati e non come sono ora e ricchi di vita e non come sono ora.
e quindi possa riassumere uno spazio, chiaramente non più legato alla presenza dell'esercito, visto che da 50 anni ad oggi il mondo è cambiato e anche il Nord-Est, bensì legato alla presenza di tante persone, magari alcune anche ex militari, che rifanno vivere quegli spazi per altre finalità. Ci tenevo ad aggiornarvi di questo e chiudo questa mattinata, che poi avrà una coda con qualche canzone, qualche musica suonata dalla Fanfara del Piave, augurando a tutti voi una buona giornata e un buon tempo. Siamo stati anche in qualche modo graziati dalle condizioni atmosferiche, e buona festa a tutti. Grazie. Thank you.
Grazie alla fanfara del Piave. Generale di Brigata Colosenti come più alto in grado, perché possa dare un saluto ai suoi ragazzi. Sono lieto e contento di poter porgere il saluto a tutti gli artiglieri, i sottufficiali e gli ufficiali che per tanti anni hanno condiviso il nostro lavoro presso la Tombola Fava. La Tombola Fava è sorta qui nel 67, ma prima del 67 il primo gruppo che è il titolare è stato per anni titolare della Tombola Fava era stato fondato a Mestre nel 62, e nel 62 che io sono presente nel primo gruppo, quindi come appartenente della Tombola Fava, e per effetto dell'organizzazione della suddivisione in vari reparti dislocati in posti diversi, Aquilei, Assasile, Codoipo, e sempre appartenenti alla Tombola Fava in pratica, ho fatto tutta la mia vita militare fino all'88 qui con il primo gruppo di Satonà, quindi con la Tombola Fava, per essere poi trasferito a Rovigo a comandare il secondo gruppo e quindi a Vicenza presso la NATO. Un caro saluto a tutti, e tanti ricordi appaiono ogni volta ci incontriamo e ci ricordiamo delle nottate trascorse assieme e delle varie prove cui sempre siamo stati sottoposti e abbiamo superato. Di nuovo tanti auguri e un buon lavoro. Rimetto e rompete le righe, una volta dato rompete le righe, gli artiglieri della Tombola Fava sono invitati qui sopra per fare una foto ricordo. Tutti a posto? Attenete! Rompete le righe!